Io sono cresciuta qui, questa era già quando io ero piccolissima, un'azienda agricola a tutti gli effetti, anche abbastanza grande, luoghi che in qualche modo assomigliavano quasi più a delle fabbriche, no? Che a un'immagine della natura invece mitizzata, come quella che si può avere per esempio se si cresce in città o comunque sia in un ambiente lontano sia dalle zone più rurali che da quelle più selvatiche. Per me significava vivere in un posto molto, molto bello, no? Però notavo già da giovanissima delle cose che mi tornavano strane in qualche modo. Mi domandavo certe cose, no? Mi domandavo perché ci fossero tutti questi lasciti dell'uomo in un paesaggio rurale, mi chiedevo perché certe cose mi sembrassero così aggressive, anche le forme di allevamento, per esempio. Poi quando ho deciso di spostarmi, ho vissuto in varie città, in automatico mi sono focalizzata su altri aspetti che caratterizzano l'uomo, la società ad ogni modo, quindi c'era molto più un interesse, ad esempio, verso la macchina, verso l'industria produttiva, verso l'idea di catena di montaggio, ma anche di limitazioni, no? Spaziali che ad esempio tutti gli uomini vivono all'interno di una città, soprattutto rispetto al modo in cui io invece ero cresciuta, che quindi mi sembrava un modo estremamente libero e aperto. Chiaramente nel momento in cui sono tornata qua mi sono resa conto invece di quanto anche tutto quello che avevo vissuto qui era andato a influenzare anche le mie produzioni, anche se ero lontana da qui, anche se non ci pensavo direttamente. E quindi il modo in cui per me questo aspetto di rapporto tra l'uomo e la natura o di natura in sé per sé non fosse una visione tanto romantica, quanto più invece una riflessione, no? Su quello che possiamo ancora vivere del nostro habitat in qualche modo.